Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio parlare di un libro che ho finito di leggere qualche sera fa e si tratta di Mille splendidi soli di Khaled Hosseini, spero si pronunci così. Questo è un libro che mi ha prestato mia mamma, me lo aveva dato in realtà tanto tempo fa, ma io l'ho letto solo in questo periodo. E devo dire che mi è veramente piaciuto moltissimo. Questo è un libro che io potrei riassumere utilizzando solo tre parole. Se io volessi parlarvi di questo libro senza raccontarvi la trama, vi direi tre parole soltanto, che sono amore, sacrificio e coraggio. All'interno di questo libro io soprattutto ho trovato queste tre cose, ma andiamo con ordine. È un libro ambientato in Afghanistan. Ripercorre 30 anni di storia perché comincia alla fine degli anni 70 e finisce nei primi anni 2000. L'Afghanistan, come sicuramente sapete, in quel periodo storico ha affrontato delle cose molto difficili, ci sono state delle guerre, ci sono state comunque una serie di cose che hanno messo a dura prova gli abitanti dell'Afghanistan e soprattutto la situazione delle donne. Questo è un libro che parla di due donne, sono loro le due protagoniste e descrive proprio la loro storia, la loro vita in quel periodo, sottolineando anche quanto l'influenza appunto di questi eventi storici abbia avuto un impatto molto forte su quella che è stata la loro esistenza. Sono due donne molto diverse tra di loro. Una è Mariam, che ha una vita difficile fin da subito, perché nasce come figlia illegittima. Praticamente il padre ha, diciamo, si è approfittato di una serva, questa serva è rimasta incinta e da questa unione, diciamo, è nata Mariam. La sua situazione di figlia illegittima le è sempre stata fatta pesare tantissimo, soprattutto dalla madre. Lei vedeva il padre, però lo vedeva soltanto una volta alla settimana e di nascosto, perché comunque lui l'andava a trovare, ma questa relazione tra lei e il padre doveva assolutamente restare un segreto, perché lui aveva un'altra famiglia, aveva altre mogli, aveva altri figli e non voleva in alcun modo andare ad inquinare la sua reputazione con una figlia illegittima. Quindi con lei in realtà era molto affettuoso, l'andava a trovare, le portava dei regali, però la loro relazione doveva restare un segreto. E nel momento in cui Mariam chiede al padre di farle conoscere i suoi fratelli, di uscire con lei una volta alla luce del sole, lui la rifiuta, si tira indietro. Lei ci rimane molto molto male di questa cosa. E come se non bastasse, da lì a poco torna a casa e trova sua madre morta, suicida, perché sua madre si impicca. Questo non è uno spoiler perché succede all'inizio del libro. Questo avvenimento, in qualche modo costringe il padre ad accoglierla in casa per qualche giorno, ma poi, siccome vuole togliersela di mezzo, la dà in sposa ad un uomo molto molto più vecchio di lei. Quest'uomo all'inizio sembra anche essere abbastanza gentile, sembra addirittura ha dei gesti affettuosi, perché all'inizio le fa addirittura qualche regalo. Poi quello che succede, che veramente lo fa andare fuori di testa, è che Mariam, rimane incinta ma non riesce a portare a termine la gravidanza. E questo succederà più di una volta, quindi lui tutti questi ripetuti aborti proprio non li sopporta, non li regge e quindi comincia a trattarla malissimo. E diciamo che questo inizio, che a me sembrava quasi quasi, diciamo che le fosse andata bene a trovare un uomo che tutto sommato era gentile. Questa cosa assolutamente svanisce nel momento in cui lei non riesce ad avere un figlio. E poi c'è la storia di Laila, una donna completamente diversa da Mariam, perché ha due genitori molto moderni che le permettono di studiare, che le dicono che comunque che quando sarà grande potrà scegliere il lavoro che vorrà, quindi una situazione assolutamente diversa, un padre molto moderno, ma una madre depressa, perché i fratelli di Laila sono partiti per la guerra e sono morti in guerra, quindi la madre è molto molto depressa e vive per i fratelli praticamente. Laila e i fratelli non li ha praticamente conosciuti perché quando sono partiti lei era troppo piccola perché possa ricordarli. L'unico amico che ha è Tariq, che è un bambino che ha perso una gamba saltando su una mina. Con Laila instaura un rapporto meraviglioso di amicizia molto molto profonda. Però anche Tariq decide di partire per la guerra e quindi la lascia sola.
Nel momento in cui lui parte, esplodono delle bombe su Kabul, che è la città in cui lei viveva, e questo le strappa via la famiglia perché i genitori muoiono in questo bombardamento. Lei verrà raccolta dai suoi vicini di casa che sono Mariam e suo marito. Suo marito si chiama Rashid. Quindi da qui il destino di queste due donne si unirà perché Laila diventerà la seconda moglie di Rashid. E tra queste due donne, anche se all'inizio c'è un po' di ostilità, perché comunque Mariam non prende proprio benissimo questo matrimonio all'inizio, però poi tra le due donne si instaurerà un'amicizia veramente molto molto profonda. Che arriverà ad essere quasi un rapporto madre-figlia, perché comunque tra le due donne ci sono 15 anni di differenza. Laila avrà poi un figlio da Rashid e ci sarà anche un'altra bambina, però io mi fermo qui perché altrimenti rischio di darvi troppe informazioni e di spoilerare il libro. Quindi mi fermo e vi dico che questo è tutto quello che voi saprete da me, e forse ho detto anche troppo, e voglio darvi la mia impressione. Io ho trovato questo libro veramente profondo, veramente bello, veramente ben scritto, che davvero è una storia di amore, una storia di sacrificio ed una storia di coraggio, perché queste due donne fanno dei grandissimi sacrifici, perché comunque il marito che hanno è un uomo violento, è un uomo che le tratta male. È un uomo che comunque non sa darle amore, però loro riescono a dare amore a se stesse, perché comunque in qualche modo riescono sempre un po' a difendersi da quest'uomo violento, anche se ovviamente lui ha sempre la meglio, però diciamo che provano, comunque provano a difendersi, quindi è una dimostrazione del fatto che in qualche modo loro vogliono bene a se stesse, almeno io l'ho interpretata così. E poi c'è questo grande amore tra queste due donne, questa grande amicizia, questo grande amore che comunque arriva ad essere quasi un amore madre-figlia, come vi dicevo prima. C'è l'amore da parte di Mariam per i figli di Laila e c'è l'amore di Laila per i suoi figli, quindi c'è l'amore di una madre. C'è anche l'amore che Laila provava per Tariq, il suo amico d'infanzia. C'è l'amore che tutti gli abitanti dell'Afghanistan provano per il loro paese, perché c'è anche questo amore. E poi c'è tanto sacrificio, perché queste due donne comunque devono fare tanti sacrifici, e c'è tanto coraggio. Nelle pagine di questo libro potrete proprio entrare in contatto diretto con il coraggio di queste due donne, dall'inizio alla fine. Io devo dire che l'ho trovato veramente coinvolgente questo libro e mi sono commossa. A me difficilmente succede di commuovermi leggendo un libro. Devo dire che nelle ultime pagine, soprattutto negli ultimi capitoli, io mi sono veramente commossa. Mi sono commossa per il sacrificio, mi sono commossa per l'amore, mi sono commossa per il coraggio che c'è all'interno di questo libro. Veramente le situazioni che mi sono ritrovata a leggere, che accadevano in questo libro, mi hanno proprio toccato il cuore. Quindi è un libro che mi ha commossa tantissimo. E vi dico la verità, mi sto commuovendo anche adesso mentre ve ne parlo. Quindi sicuramente è un libro che mi ha lasciato tanto, che è andato dritto al cuore, che ha saputo sollevare determinate emozioni e ha saputo farmele vivere proprio fino in fondo. Quindi sicuramente è un libro che mi è piaciuto, che sono contentissima di aver letto. Io non vi dico altro su questo libro e su questa storia perché merita veramente di essere letto e di merita questa storia di essere scoperta piano piano, pagina dopo pagina. Quindi vi posso solo dire che ve lo consiglio caldamente e che è uno di quei libri che lasciano qualche cosa. Quindi mi fermo e ve lo consiglio. Fatemi sapere nei commenti se lo avete letto, se avete avuto la mia stessa impressione, fatemi magari sapere se per caso lo leggerete dopo la mia recensione, se vi è piaciuto o se non vi è piaciuto. Io vi ricordo, se non siete ancora iscritti, di iscrivervi al canale, se vi fa piacere naturalmente, di lasciare un like al video se vi è piaciuto. Io vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.